Segal. Ciao a tutti ragazzi, sono Rinneganevo e oggi, come chiesto in un commento non nel video precedente, a farò vedere come si vince il trofeo trova e utilizza le scorte segrete in calore. E visto che ci sono, vi farò vedere anche come vincere il trofeo schiacciamosche. Il trofeo schiacciamosche, partiamo dal primo, anzi, il primo trofeo si vince trovando queste scorte e utilizzarle tutte. Proprio consumarle tutte per vincere il trofeo. Le scorte si trovano all'interno di questa chiesa, più esattamente all'interno di quel campanile. Noi entriamo nella chiesa, che ce la troviamo sulla destra appena iniziamo la missione. Arriviamo qui, giriamo a destra o a sinistra, è indifferente. Ci sono delle scale che ci portano fino al campanile. Queste sono le scorte che troviamo per vincere il trofeo. Per vincere queste, il trofeo bisogna utilizzarle tutte, come ho detto prima. Praticamente raccoglie tutte le munizioni che possiamo, spararle addosso ai nemici. Non importa se uccidete o no i nemici, basta spararle e consumarle. Quindi sparate un po' a caso finché non le finite, senza suicidarle sparandole sul muro, perché mi è già successo, sparandole così a caso. E riaccogliamo ancora, la non posizione. Deve rimanere nessun RPG per terra, se no il trofeo non riusciremo a ricevuto. E ancora svuotare tutto l'intero caricatore di missili. Devo ricaricare. Una volta consumati tutti i colpi del lanciarazzi, noi vinceremo il trofeo. A me non comparirà, solamente perché l'ho già vinto e ve lo faccio solo rivedere. Poi, per vincere il trofeo schiacciamosche, che vuol dire abbattere 8 elicotteri durante tutta la missione, e appunto in questa missione compariranno 8, serve prima 5 ne abbatteremo con la mitragliatrice dell'elicottero appunto che vi ho fatto vedere adesso, e gli altri 3 li dobbiamo abbattere con l'RPG. Se facciamo tutti i due trofei nella stessa missione, ci tocca arrivare fino qua e recuperare altre munizioni per l'RPG, che si trovano poco qui. Bene, vicino. Mettiti alla mitragliatrice leggera e copri il fianco ovest, vai. 2 in ritirata. Una volta recuperati sti lanciarazzi, potremo spostarci subito alla postazione tra mitragliatrice, come saranno più strada orientale bloccata. E mentre spariamo ai nemici che compaiono, verso la fine arriveranno anche 5 elicotteri e noi, grazie alla mitragliatrice, li abbatteremo facilmente. Vai alla mitragliatrice leggera, svento! È sull'elicottero schiantato! Aspettiamo neanche un minuto e dovrebbero arrivare gli elicotteri, esatto. Sono 5 degli 8 elicotteri che dobbiamo abbattere. Basta sparargli e cadono subito. Ora in vista! State attenti! Stanno a fiocco, un bel po' di elicotteri, Una volta abbattuti, prima di abbattere gli altri 3 dovevamo far esplodere, vabbè. Noi li teniamo occupati fino al prossimo fronte difensivo. Fare saltare i 4 detonatori. Ripieghiamo nella linea di fase successiva. Forza, forza! O rimarrai indietro! So, usa i detonatori. Ce ne sono 4 nella taverna. Abbiamo fatto esplodere i 4 detonatori. Andremo ad abbattere gli ultimi 3 elicotteri. Stati carri armati in avvicinamento da nord. Ok, ora preparate l'RPG carico. Ci devono essere almeno 3 colpi. Mecca nei guai. Ma che sennò vai al fienile nella periferia nord del villaggio e ferma quei carri. Usa il javelin che troverai. Quando arriveremo a metà di questo campo compariranno gli elicotteri. Vi consiglio di sparare prima questo qui, che sparerò adesso, perché lui non farà scendere i soldati e se ne andrà subito, mentre gli altri 2 si fermeranno per far scendere i soldati. Vi avvicinate proprio ad andare quasi sotto l'elicottero e sparate i lanciarazzi. Se lo fate da lontano c'è molta probabilità di mancarlo, perché l'RPG, il missile, va un po' dove cazzo vi pare. E spero che questo video vi sia stato utile per vincere questi 2 trofei. Vi ricordo, l'uomo nell'alto castello che trova e utilizza le scorte segrete qui in questa missione stanno nel campanile
dell'inizio della missione, che lo troverete sulla vostra destra. Cazzo, stavo anche per morire. E mi sa che ci lascia le penne. E mentre lo sketch mosche lo vinceremo abbattendo tutti gli 8 elicotteri, 5 con la mitragliatrice e gli altri 3 con il lanciarazzi. Se il video vi è stato utile, lasciate un like. Vi ricordo, se avete bisogno di altri video per vedere altri trofei che non sapete come si vincono, potete liberamente lasciare il commento sotto questo video, sotto il video precedente. E se vi piace anche il canale, potrete iscrivervi per continuarci a seguire per altri video utili. Io ragazzi vi saluto, ciao a tutti e al prossimo video.